Ben ritrovati su 19 Live Plus, il nostro appuntamento settimanale con cultura e società. Il titolo che abbiamo scelto per voi oggi è Medici di terapia domiciliare, vigilanza RAI, il confronto. Ne parliamo come sempre con i nostri ospiti che oggi sono Eric Grimaldi, avvocato e presidente del comitato terapia domiciliare Covid-19 e Massimiliano Capitanio, deputato della Lega, giornalista e segretario della commissione di vigilanza RAI. Ben trovati, benvenuti ai nostri ospiti e grazie di aver accettato il nostro invito. Buonasera, grazie a voi. Grazie a voi, buonasera. Bene, sì, vi ringrazio particolarmente per aver accettato oggi questo invito che vuole essere un confronto aperto e sereno come è costume di 19 Live Plus, sereno su un tema che però sicuramente è particolarmente spinoso se vogliamo e che ci ha accompagnato lungo tutto l'arco di quest'anno in cui abbiamo affrontato la pandemia insieme grazie all'aiuto anche dei nostri medici. Avvocato Grimaldi, la scorsa settimana, come aveva preannunciato qui a 19 Plus, avete protestato davanti ai cancelli della RAI per lamentare appunto questo ostracismo nei vostri confronti da parte della TV pubblica. Ci può raccontare com'è andata? Con noi, innanzitutto io ringrazio l'onorevole per essere qui con noi questa sera e per poterci confrontare su questo punto importante. Noi avevamo già inviato a lui una missiva con la quale stavamo ovviamente indicando quali erano le problematiche presenti nel discorso della comunicazione rispetto a quella che era stata ed è oramai da 16 mesi la nostra battaglia per la terapia domiciliare precoce. Voi sapete che noi abbiamo un gruppo che conta circa 500.000 di iscritti, con circa 2 milioni di cittadini che gravitano intorno e con migliaia di pazienti che sono stati curati e supportati e guariti a distanza e dove necessario a domicilio dal mese di settembre ad oggi. Quindi è stato un lavoro immane. Dallo scorso marzo del 2020 noi abbiamo messo in rete tanti medici purtroppo la televisione pubblica, la RAI, che dovrebbe garantire La sentiamo male, avvocato Grimaldi, la sentiamo un po' male, ecco, se si avvicina un po' più al microfono perché abbiamo un ritorno di suono. Sente? Sì, io ho le cuffie, quindi sì, adesso meglio, ok. Quindi stavo praticamente spiegando che con l'esclusione di alcune trasmissioni che ci hanno ospitato come Fuori TG che ci ha garantito un paio di uscite, ma solo perché la giornalista aveva perso nel frattempo il marito con il Covid, abbandonato a casa, e quindi era stata una delle vittime della vigilante attesa. Lei, come il marito, lei si è poi curata da sola attraverso il web e quindi ci ha dato spazio per delle trasmissioni a Fuori TG, trasmissioni che ovviamente poi hanno visto dei servizi fatti da noi con poi delle persone in studio che non avevano il nostro contraddittorio. E poi abbiamo avuto la possibilità di andare una sola volta da Liorni, da Marco Liorni, ovviamente con degli spazi dedicati, una volta anche in un confronto con Sileri, perché con lui stavamo dialogando per poter revisionare i protocolli di cura. Però la RAI non ci ha mai attenzionato prima di febbraio del 2021, dal mese di marzo dello scorso anno, nonostante le tante richieste che sono state fatte sia da me personalmente che dalla nostra portavoce. Ecco, avvocato, la fermo un attimo perché abbiamo un problema di connessione. Avvocato, mi scusi, la devo fermare un attimo perché i virologi che stanno sempre e che sono a Fazio.
Chiedo scusa, purtroppo abbiamo qualche problema di connessione con l'avvocato Grimaldi. Invece vorrei andare il tema, come lui stava accennando, era appunto il fatto che i medici sono stati ospitati, ecco, da altre TV, ma non dal servizio pubblico, pur avendo svolto un lavoro encomiabile grazie all'utilizzo Ci dei loro sono. protocolli. Ecco, grazie all'utilizzo dei loro protocolli sono riusciti a curare e a salvare tante vite. Onorevole Capitanio, perché questa chiusura rispetto ad un fatto che peraltro ha assunto numeri e dimensioni importanti? Ma, ho letto con attenzione e porterò ovviamente il caso in vigilanza RAI, come avevo già anticipato all'associazione. Perché diciamo che non si può accusare la RAI in generale di aver ostracizzato l'associazione, perché poi c'è la responsabilità editoriale delle singole testate. È vero che della possibilità delle cure domiciliari e comunque del tema più generale, del fatto che di fronte a un'emergenza così grave, così complessa e con una sperimentazione in corso, i cittadini abbiano diritto di accedere alle cure domiciliari utilizzando sotto prescrizione medica i medicinali che fanno parte dei prontuari sanitari, con il consenso ovviamente informato da parte dell'utente, con la prescrizione del medico. È vero che la terapia domiciliare, che ha portato dei benefici indubbi a tanti cittadini, è stato un tema poco trattato. Quindi io ho dato la mia disponibilità, sostenendo appunto la necessità di avere un'informazione pluralistica e approfondita, di portare all'attenzione dei direttori dei TG e delle trasmissioni di approfondimento anche la voce del comitato, di queste centinaia di migliaia di persone che reclamano il diritto alle cure domiciliari e una terapia su misura all'interno delle trasmissioni RAI. È giusto che si affrontino questi temi, è ovviamente una partita molto delicata e sensibile, quindi è giusto che si affrontino con un contraddittorio tra le parti. Tra l'altro io non vedo grandissimi scontri e contrapposizioni antipodiche su queste posizioni. Bisogna favorire, c'è stato sicuramente un'attenzione, soprattutto all'inizio, diciamo più scettica nei confronti di queste terapie, ma ripeto, la televisione pubblica che fa informazione pubblica a 360 gradi è ovvio che assolutamente non deve mettere delle barriere su questo tipo di prestazioni e di protocolli, ripeto, soprattutto quando si chiede di curare i pazienti a casa con dei farmaci che fanno parte dei prontuari farmaceutici. Certo, e poi a proposito di questo, io chiederei alla regia di mandare le immagini anche della piazza di Milano, perché questi medici e i pazienti che sono stati curati ecco, quindi qua stiamo vedendo la piazza di Milano, dove diciamo anche le notizie su questa piazza, potete togliere anche l'audio per favore. Le notizie su questa piazza sono state, diciamo così, un po' contraddittorie. Anche sui numeri è una piazza importante perché è Piazza Duomo Gremita. Qual è stato, cosa è stato detto, onorevole Grimaldi, cioè avvocato Grimaldi, cosa è stato detto di questa piazza sulle TV in generale? Cosa è stato riportato? Anche di questo voi avete lamentato forse Sì, qualche informazione sbagliata, non diciamo che proprio corretta. è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché TG3 Lombardia mi intervistava prima dell'inizio della manifestazione, quando la piazza era gremita, e quindi prendeva contezza di quelli che erano i numeri, perché abbiamo toccato quasi 10.000 partecipanti, e invece poi non solo non ha lanciato la mia intervista e nessun tratto della mia intervista, ma addirittura facendo vedere le immagini di una piazza gremita, ha parlato di oltre 500 persone presenti in piazza, quasi a sminuire
quello che era successo è quasi a confermare quello che è accaduto dal marzo del 2020, ovvero mai parlare delle terapie, mai parlare delle terapie domiciliari e parlare unicamente e a senso unico di ospedali e poi ad un certo punto solo di vaccini. E anche rispetto ai vaccini poi abbiamo visto che l'informazione non è stata a 360 gradi, perché noi come comitato lamentiamo anche questo, e cioè che in un momento in cui c'è tutta questa problematica che sta nascendo anche con il mix di vaccini, ci dovrebbe essere un'informazione più chiara per i cittadini, perché tutti coloro che si vaccinano dovrebbero sapere attraverso ovviamente un giurista cosa significa il consenso informato, cosa significa dover sottoscrivere un doppio consenso informato per avere un mix di vaccini, cosa significa la vaccinovigilanza attiva e passiva, perché il nostro paese non ha previsto la vaccinovigilanza attiva, ma ha previsto solo quella passiva attraverso Vigifarmaco. E in quella passiva Spiegare che cos'è la vaccinovigilanza, avvocato, può spiegarlo ai nostri telespettatori? Certo che lo spiego. Praticamente nel momento in cui tu ti rechi a fare il vaccino sottoscrivi un consenso informato. In questo consenso informato, che è fatto di tante pagine, molti cittadini che ovviamente non sono all'altezza di poter interpretare non sanno che quando hanno dei sintomi e delle reazioni avverse devono comunicare sul sito dell'AIFA quelle che sono le reazioni avverse. Questo non avviene e quindi spesso questo ci scrivono è importante, anche diciamolo, per il bene di tutti. Noi proviamo a fare la nostra brava informazione puntuale, perché le persone è di aiuto a tutta la collettività, perché se chi fa il vaccino ha un sintomo avverso lo deve comunicare, perché questo aiuta lo studio e aiuta a valutare eventuali criticità. Esiste un sito, che si chiama Vigifarmaco. Su questo sito, ovviamente, laddove non lo fa il medico, il cittadino può indicare quali sono le reazioni avverse, qual è il lotto, qual è la data, qual è il vaccino, e in questo modo si può chiaramente facilitare la ricerca anche della sperimentazione, perché tutti i casi segnalati portano ad avere un vaccino sempre migliore. Ma se voi, come televisione pubblica, non date queste informazioni ai cittadini, perché la tendenza è parlare del vaccino incoraggiando solo praticamente i cittadini a farlo, ma non discutere di quelle che sono le reazioni eventuali avverse, non discutere del consenso informato, non discutere della vaccinovigilanza attiva e passiva, non discutere chiaramente di tutte quelle problematiche che ci possono essere nel mix di vaccini. Sento ieri alla stessa Rai 3, al Foro di TG, che Rasi parla: lasciamo stare le polemiche, voi vi dovete andare a vaccinare a prescindere da quello che pensa la scienza e da quello che dicono gli scienziati. Non è così, voi dovete informare i cittadini, tanto che Crisanti ha detto il cittadino che è informato fa la sua scelta. Noi siamo di fronte a un paese democratico, almeno credo che sia ancora in questi termini il nostro paese, c'è una Costituzione che deve essere rispettata, un articolo 21 sulla libertà di espressione che deve essere rispettato, deve essere rispettato il pluralismo, deve essere rispettato il diritto di replica, il diritto alla libera informazione, quel diritto che porta il cittadino finale a scegliere se fare o non fare una determinata cosa. Perché io chiedo al dottor Capitanio, e per quale motivo dall'inizio di marzo del 2020, benché ci siano stati tanti medici messi in rete da me che hanno curato e supportato migliaia di pazienti, la RAI non ha mai parlato da Fazio, da Vespa e da tanti altri delle terapie domiciliari? Perché non si è mai dato spazio ad una cura, quasi a volerla ostacolare, perché forse la cura non era chiaramente la cosa adatta per affrontare questa emergenza sanitaria? Perché solo dopo che è uscito il vaccino noi abbiamo avuto la prima possibilità di poter uscire sulle reti nazionali, e quindi a partire da Rete 4 con Giordano che ci ha dedicato un ampio spazio, ma la RAI ha continuato a non farci uscire sui canali principali? Perché dopo aver portato 10.000 persone a Piazza del Duomo e 5.000 a Piazza del Popolo, Rai 1 al TG non ha mai lanciato questa notizia rispetto alla presenza di questi medici e pazienti guariti presenti in piazza? Ecco, mi pongo delle domande da cittadino, a prescindere dal fatto che sono il Io non ho bisogno di porre nessuna domanda all'onorevole, perché gliene ha già fatte tante l'avvocato. Può rispondere lei direttamente. Vabbè, ovviamente noi non siamo la Rai, nel senso che non facciamo noi le scelte editoriali, noi siamo la commissione di vigilanza che deve vigilare su queste cose. Come sa benissimo l'avvocato, noi abbiamo ricevuto solo da pochi giorni
la segnalazione per intervenire. Evidentemente c'è stata in questi mesi un'interlocuzione con le redazioni, immagino dei TG a cui loro avevano segnalato la notizia, gli eventi che non è stato ripreso. Il compito nostro della vigilanza e la mia presenza qui è la testimonianza che noi vogliamo fare assolutamente trasparenza e informazione perché è il compito della nostra commissione. Ecco, Vogliamo questo capire è sicuramente evidentemente. un bel segnale, la sua presenza qui. Allora, ma noi vogliamo capire, io mi occupo di tantissimi casi, purtroppo mi devo occupare del canone della RAI, del perché, come danno conto alcuni problemi di connessione, come mai la fibra e la banda ultralarga che doveva arrivare nelle nostre case, nei nostri uffici, nelle nostre scuole dal 2015 non è arrivata. Ci stiamo occupando in Commissione Trasporti del caso Ilva. A proposito di consenso informato e di libertà di informazione, sono stato promotore della legge sull'educazione civica che prevede tra l'altro che i nostri ragazzi fin dalle scuole elementari vengano formati a un approccio consapevole ai mezzi di informazione in modo che sappiano scegliere dove e come informarsi e come approcciare. Quindi facciamo tantissime cose. Appena ho ricevuto questa segnalazione da parte del comitato, mi sono attivato per avviare un'interlocuzione con i direttori dei telegiornali, di cui spero di poter dar conto nei prossimi giorni, per capire come mai si sia scelto all'interno delle redazioni, se c'è stato un input, se c'è stata una mancanza di dialogo, se ci sono stati altri elementi ostativi che hanno impedito a chi sostiene la necessità delle cure domiciliari di avere il giusto spazio e anche il contraddittorio con chi non la pensa come loro all'interno della televisione pubblica. Certo, su Da parte questo. mia c'è la massima, come potete immaginare, sono anche giornalista, sono Dottore, massima ma noi disponibilità a dare questo. possiamo solo ringraziarla per quello che sta dicendo e chiaramente aspettiamo da lei ovviamente una risposta rispetto alla vigilanza che deve fare la RAI, cioè la vostra commissione rispetto alla vigilanza che deve fare sulla RAI e rispetto all'informazione. Io le dico Ecco, che su però noi siamo questo stati sì. a manifestare la settimana scorsa. Chiedendo di parlare, di poter dialogare con il presidente, il quale ovviamente non ci ha degnato neanche di una risposta nei giorni successivi, e dico già che abbiamo anticipato una manifestazione nazionale fuori tutte le sedi RAI per il 29 di giugno alle ore 18 e io ho chiesto, oltre all'autorizzazione alla questura, chiederò con una PEC proprio al presidente e a tutti i direttori di farsi trovare quel giorno in presenza dei nostri rappresentanti per poterci spiegare per quale motivo, oltre al fatto che lo farà lei da rappresentante della Commissione di Vigilanza, noi vogliamo una risposta concreta anche rispetto alla posizione del nostro comitato, perché siamo una bella fetta d'Italia e di certo rispetto ad una questione così importante che sono le terapie domiciliari precoci e rispetto chiaramente ad un argomento così delicato che sono oggi i vaccini, io credo che l'indicazione della RAI non debba essere un'indicazione allineata a quelle che sono scelte governative, ma deve essere un'indicazione democratica che tende a dare informazione al cittadino per come stanno le cose. Ecco, su Io questo questo, chiedo in un paese democratico. sì, su questo diciamo una riflessione che chiedo all'onorevole ma anche al collega giornalista. Se il servizio pubblico, perché diciamo sorprendentemente diciamo, qualche collega ha rilevato che questa forma così abbiamo detto di ostracismo fa il paio anche un po' con quello che è stato a livello politico, non tanto da parte del sottosegretario piuttosto che del Senato che ha votato quasi all'unanimità a favore di questo gruppo di medici di terapia domiciliare e del loro eventuale contributo ai protocolli terapeutici, ma più che altro diciamo, un certo ostracismo da parte del ministro Speranza che ha chiuso diciamo, al confronto, che ha chiuso al dialogo. Qualche collega dice siamo troppo, il servizio pubblico rischia di essere troppo appiattito sulla politica, ma questo nel tempo non rischia di far perdere credibilità al nostro lavoro, far perdere credibilità all'informazione, al servizio pubblico, se resta troppo appiattito sulla politica. Ah, io credo il dibattito è molto ampio, tant'è che stiamo affrontando proprio in queste ore
la questione più generica del pluralismo, perché come sapete, essendo una situazione di sicurezza e di emergenza nazionale, anche c'è una composizione assolutamente anomala all'interno del Parlamento con una maggioranza molto ampia, ma con delle idee variegate. Le azioni che il Parlamento mette in atto all'interno della vigilanza RAI, che sono ovviamente diverse dalle azioni che sono in capo al governo, sono quelle di garantire che il servizio pubblico sia espressione di una pluralità di situazioni, di opinioni, come è garantito dalla Costituzione, sia per quanto riguarda la libertà di espressione, ma anche per quanto riguarda la libertà di cura. Quindi non credo che ci sia un appiattimento in generale che sarebbe sicuramente deleterio. Se la TV di Stato fosse solo la TV del governo, quello ovviamente sarebbe deleterio. Però noi dobbiamo utilizzare queste occasioni di confronto per avviare un percorso, per dare voce a chi rappresenta da comunque le istanze di centinaia di migliaia di persone. Ripeto, la segnalazione alla vigilanza RAI da parte dell'Unione per le Cure è arrivata qualche giorno fa. Sicuramente in vista delle prossime manifestazioni cercheremo di sensibilizzare le varie redazioni perché comunque venga data voce a queste persone. Ma soprattutto la Lega presenterà in vigilanza RAI un'interrogazione in cui chiederemo comunque a ritroso nel tempo quanto spazio sia stato dato a queste manifestazioni per chiedere quanti spazi nei TG, quante ospitate, quante voci, quanti contraddittori siano Sara. stati garantiti e per capire per quale motivo si sia deciso di non dare voce Esatto, a dottore, io queste le persone. chiederei una cosa ancora più importante, perché in un paese come il nostro, dove il ministro della salute in questo momento di emergenza sanitaria rappresenta un ruolo chiave per tutti i cittadini che vogliono curarsi, lei sa perfettamente che noi siamo stati coinvolti nella revisione dei protocolli di cura proprio dal Senato con una mozione che prima della Lega, anche dei 5 Stelle, anche di Fratelli d'Italia, anche di Italia Viva, che poi si è trasformato in un ordine del giorno, che è stato approvato quasi all'unanimità l'8 di aprile, in cui si impegnava il governo a revisionare i protocolli di cura con la partecipazione dei medici che erano stati sul campo e quindi proprio dei medici del nostro comitato, così come si prendeva in considerazione anche quella della medicina che noi avevamo utilizzato per diversi mesi, anzi per oltre un anno, per poter supportare i cittadini. Allora, poiché noi ci siamo resi conto che Speranza, mentre tutti quanti i senatori portavano questa mozione in Senato, aveva già una bozza pronta delle linee guida dal 30 di marzo e con il Dipartimento di Prevenzione e Correzione, e di questa bozza non aveva reso edotto nessuno, addirittura neanche il sottosegretario Sileri, che con noi stava dialogando per farci partecipare ad un gruppo di lavoro con Agenas e con Bassetti. Io mi chiedo perché, alla luce di un comportamento così scorretto, che determina proprio la presenza della politica in un ministero dove il ministro, che in quota politica diversa dal sottosegretario, non dialoga e quindi crea solo danno ai cittadini, perché di fronte ad un problema così serio la RAI non ha lanciato una notizia che poteva essere addirittura scandalosa in un momento di emergenza sanitaria? Io questo chiedo, per quale motivo rispetto a delle situazioni così importanti che gravitano intorno alle cure domiciliari non si dà spazio a quello che sta accadendo anche dal punto di vista politico, perché magari in quel momento forse non giovava è più dire che Speranza non aveva rispettato il diktat del Senato e si costringe la Lega, così come altri partiti, a fare una serie di evidenze, come ha fatto anche il capogruppo al Senato Max Romeo in una recente, chiaramente, diciamo, adunanza del Senato, dove ha ribadito a Speranza: tu non hai coinvolto i medici che hanno agito sul campo e quindi non hai ovviamente preso atto di quello che era la decisione del Senato dell'8 di aprile. Non dire questo in TV e sulla televisione pubblica mi fa pensare che la televisione prende indicazioni ovviamente dalla parte di maggioranza della politica del nostro paese. Questo è un mio pensiero, ma la realtà sta evidenziando questo. Ah, questa è una situazione che cercheremo ovviamente di risolvere e di trattare. Che non ci sia l'appiattimento mi sembra evidente perché anche notizia appunto delle ultime ore, il fatto che dal 28 di giugno nelle aree bianche potremo circolare
senza mascherina, certamente è una posizione, una richiesta che arrivava da alcune parti politiche, che trovava alcuni scetticismi all'interno del Ministero della Salute. Io credo che in questo momento, anche sulla libertà di cura e su diversi approcci, ci siano delle posizioni evidentemente non allineate in una maggioranza così, così variegata. Quello che posso garantire io è che non c'è un appiattimento dell'azienda pubblica di Stato, della televisione di Stato, sulle posizioni governative. Quello che è sicuramente invece necessario fare nella costruzione di un percorso è arrivare prima a dialogare con gli organi preposti a dare indirizzo e sorveglianza alla RAI, che è la commissione di vigilanza, per evidenziare delle carenze, studiarle, analizzarle, condividerle e risolvere il problema. Da E se mi quando è iniziato posso questo permettere, dialogo sì. Finisca, finisca. cercheremo di... No, 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 dico, il dialogo con il comitato, al di là delle azioni politiche che sono state intraprese dalla RAI al Senato con la commissione di vigilanza, è iniziato da poco e io sono certo darà i propri frutti. Sì, siamo molto contenti di questo e devo dire particolarmente perché questo credo che sia anche il valore vero del nostro lavoro, anche mettere intorno a un tavolo, a aprire spazi di dialogo nell'interesse pubblico, nell'interesse dei cittadini che hanno il diritto e il dovere, noi abbiamo il dovere di informare, loro hanno il diritto di sapere, ma fare una buona informazione e costruire ponti di dialogo, come direbbe Papa Francesco. Speriamo che questo nostro tentativo, questo nostro spazio che ha trovato comunque nei nostri ospiti, che ringrazio tantissimo, noi purtroppo siamo ai titoli di coda, che ringrazio tantissimo, ha trovato due interlocutori assolutamente aperti anche a un dialogo serrato sul punto, sul tema, ma con a cuore il bene comune. Io vi ringrazio per questo e per questo contributo e mi auguro che noi abbiamo potuto dare in là solo l'inizio a un dialogo costruttivo tra i medici che hanno curato e che continuano a curare i nostri malati, e non ce lo dimentichiamo che li abbiamo chiamati eroi e giustamente, quindi continui questo dialogo anche con la politica, la migliore politica che diciamo, si mette a servizio del bene comune. Quindi grazie, grazie di cuore, grazie ai nostri telespettatori per essere stati con noi. Io vi do appuntamento come sempre con 19 Live Plus il mercoledì alle 20:40. È davvero tutto, non mi resta che augurarvi buon proseguimento di ascolto.